Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui sul nostro trenino che abbiamo acquistato nello scorso episodio, veramente sarebbe stato anche il primo episodio della serie Europa o Europe se preferite, e appunto perché siamo su una mappa europea. Siamo qui sul nostro trenino che va a caricare i tronchi nel bosco, praticamente dove c'è il nostro boschetto punto di taglio a legno, e lo andrà a portare, anzi usciamo da qua così, tac, e lo andrà a portare nella nostra segheria dove appunto fabbricheranno le asse di legna, e con le asse di legna potremo, avremo diciamo il secondo autosalvataggio, ok, avremo il secondo come dire, tipo di materiale che ci servirà per produrre le nostre merci da portare nelle città. Come vedete qui di legno ce n'è già abbastanza. Tra poco il nostro trenino arriverà e se le porterà in segheria. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che oltre che alla plastica, che la stiamo già producendo, dove, eccoci qua, oltre che alla plastica, oltre che alle tavole di legno, ci serve anche del ferro, dell'acciaio. Per produrre acciaio, dovrebbe essere acciaio, non ferro, perché la nostra fabbrica è appunto questa, però non mi dice che cos'è questo qua, se è ferro o se è acciaio. Vabbè, dovrebbe essere acciaio. Comunque dobbiamo ancora portare... Allora, abbiamo bisogno di una fabbrica d'acciaio, che l'avevo anche vista prima. Ah, eccola qua. Ce l'abbiamo qua sotto comoda, ma dobbiamo portare il carbone da qui, da Dijon. Qui dobbiamo fare una bella tratta. Dopodiché il ferro, il punto più vicino è questo, Monaco, quindi da Monaco di Baviera prenderemo il ferro. Trasportato il ferro, qui si trasformerà in acciaio, e magari a questo punto possiamo, non serve neanche fare un treno qua, via camion lo possiamo trasportare alla fabbrica e produrre finalmente le nostre merci che dopo andremo a destinare nelle varie città. Come vedete qui abbiamo un problemino, una segnalazione, perché appunto la plastica non viene più trasportata in quanto la fabbrica è ferma, perché gli mancano appunto gli altri elementi. Intanto in quanto 2-3 minuti di gioco abbiamo fatto 5 milioni di euro, quindi direi che va alla grande, nonostante che siamo senza mod aggiuntivi, quindi stiamo giocando col gioco di default. Allora iniziamo ad impostare tutto quanto, vediamo un po', farei quasi due stazioni ferroviarie distinte, perché in questo modo non ho il problema di far incrociare i treni, perché ognuno va e torna per i fattacci suoi. Allora, vediamo un attimo, devo raggiungere la miniera di ferro che è qua, qui direi che la direzione da seguire è questa, quindi la possiamo costruire così tranquillamente, perfetto, questa è una. Poi ci serve altra stazione che la metteremo al contrario da questa parte. La direzione da seguire abbiamo detto che è questa, devo andare sotto Dijon, quindi la posso mettere tranquillamente anche così, perfetto. Poi andando a Dijon qua compriamone un'altra, giriamola più o meno così, va benissimo. E andando su da quest'altra parte prendiamo il nostro ferro da qui, quindi altra stazione dei treni. La direzione da tenere possiamo mettere tranquillamente questa, tac, e via. Ora binari, vediamo un attimino, binari ad alta velocità, dovrei anche iniziare a pensare ai binari ad alta velocità, perché qui le tratte cominciano a diventare lunghette, anche se in realtà vediamo fin dov'è che dobbiamo arrivare. Dobbiamo arrivare qua, non sono poi così lunghe. Possiamo costruire
possiamo fare dopo l'upgrade all'alta velocità, ma iniziamo a costruire già in bene, dai, facciamo l'alta velocità. Dunque, la nostra fabbrichetta è qui, che direzione prendiamo? Dobbiamo arrivare qua. Devo cercare di passare in mezzo a questi alberi qua, praticamente, quindi da qui. Quindi siamo già... Tanto la faccia. Ah, perché ho già selezionato... Così andiamo al massimo 120, 300 all'ora. Caspita, ottimo. Allora, vediamo se così va bene. Dobbiamo arrivare qua, direi sì che ci siamo. Ci siamo, tanto dobbiamo passare qua. Quindi così... Da qua andiamo avanti. Questa è la direzione buona. E dobbiamo arrivare lì, quindi vediamo se ce la facciamo in un'unica tirata. E spendiamo 7 milioni di euro. Caspita. Un po' tanto, eh. Perché abbiamo fatto tutto viadotto. Tutto viadotto, caspita, è veramente tanto. Però credo di non avere molte alternative. Credo sia anche pronta la cena. Quindi non ho fatto ora a partire a registrare che... Ma che ora è? Vabbè, insomma, non è mica poi così presto. Credo di aver iniziato prima. Vabbè, ragazzi, allora facciamo un piccolo taglio. Io me ne vado a mangiare. Poi vediamo un attimo il da farsi. Bene, ragazzi, allora, dopo essermi riempito come un uovo, siamo tornati. Quindi abbiamo cenato, siamo a posto, siamo tornati e stiamo per assistere ad uno scarico del legname, dopodiché andremo a caricare assi di legno. Nel frattempo io ho già costruito la seconda linea ferroviaria per il carbone, che costa decisamente meno, è costata decisamente meno della prima linea per il ferro, è costata neanche 1 milione di euro, proprio inezie. E boh, ho messo giù anche i depositi e tutto quanto per i treni, ho già creato anche le linee, quindi non dobbiamo fare altro che comprare i treni e far partire le linee. Nel frattempo quindi abbiamo visto che il legname arriva, è ora di fare arrivare anche il ferro. Quindi per fare arrivare il ferro ci serve appunto carbone e scusate, il ferro come acciaio, ci serve appunto carbone e ferro per produrre il nostro acciaio, per andare a produrre in via definitiva le nostre merci. Quindi vediamo un attimo, locomotive, andrei quasi sull'elettrico, ma questa qua in realtà non mi serve una locomotiva velocissima, l'altra se è un po' più veloce è meglio. Questa fa i 125 all'ora, questa fa i 90, questa farebbe i 160, costa anche 9 milioni però. Vediamo un attimo, questa fa i 140, 768, 140, 8 milioni e 45, 200 all'ora, 16 milioni, 11 milioni e 7, porca miseria. Questa costa veramente... 120, però 125 all'ora, 4 milioni e 80, questa va bene, l'altra la compriamo un pochettino più performante. Mentre le carrozze merci, noi dobbiamo trasportare carbone, quindi per il carbone va bene questa, va bene anche questa. Questa porta 18, questa 13, 1 e 2, qua viene fuori 1 milione e 6, 1 milione e 7, quindi con 1 milione e 7 portiamo 23, 1 milione e 2. 18, quindi credo che conviene questo qua, la gondola. Se no per queste niente carbone, niente carbone, niente carbone, allora vada per la gondola. 1, 2 e 3 e 4, facciamo 4. E abbiamo il nostro treno e questo lo assegniamo alla linea carbone, che dovrebbe essere questa. Perfetto. Mentre aspettiamo che il nostro trenino esce, che fa qualche giretto, noi andiamo a comprare il treno dell'altra linea che abbiamo appena creato, ovvero per il trasporto del materiale ferroso.
quindi questa ci serve un po' più veloce come locomotiva. Abbiamo detto sempre di andare nell'elettrico, che se volessi andare a diesel, questo fa 188 km orari. Caspita, costa 4, mi conviene il diesel che l'elettrico. Poi direi che questo è 2284 cavalli. Questo fa, questo, cioè 3400 cavalli, 140 km orari. Ma sarà sbagliata sta locomotiva qua. Comunque c'è scritto che fai 188, costa 4 milioni e mezzo. Di cavalleria ne ha abbastanza, tanto noi ci attacchiamo 4 vagoni e siamo a posto. Quindi carrozze merci, questo va bene anche per il materiale ferroso, quindi ne compriamo 4 anche qua. E per ora va bene, e destiniamo la linea appunto ferro. Gli ho dato nomi di fantasia, come potete vedere. Allora, mentre aspettiamo un attimino che il tutto prenda un attimo il giro, noi dobbiamo pensare un attimino anche a trasportare le merci, perché se noi non portiamo le nostre merci, quindi il materiale, il prodotto finito, nelle città, la produzione si ferma totalmente. Quindi dobbiamo appunto creare una nuova linea, possibilmente su una città grandina. Vediamo un attimo, popolazione 583, 422, quindi sarebbe più grande questa città, a parte che qua c'è anche Stuttgart, quindi potremmo quasi iniziare a servire con le merci queste due città qua. Le merci vengono accettate da chi? Com'è che si faceva vedere? Bisogni, no, questo, le industrie no, i blu sono i negozi, i blu, ok, quindi i blu vogliono le merci. Qua ci sono tre punti addirittura dove si possono scaricare le merci. Ah, infatti qui abbiamo già un deposito che serve già la maggior parte delle, serve già la maggior parte dei negozi. Ma da dove arriva? Ah, va a prendere il cibo. Ok, perfetto. Però a questo punto io posso usare questo come punto di consegna, quindi perfetto ragazzi. Allora andiamo a prenderci deposito merci, lo prendiamo già grande perché poi servirà più linee, quindi tac, andiamo a creare subito una nuova linea, poi mano a mano che i prodotti si accumulano noi andiamo ad aumentare l'offerta. Allora, linea, no, da qua devo creare la nuova linea che serva. Strasburgo, Strasburgo praticamente, perché è sempre la città di Strasburgo, e la chiamiamo merci Strasburgo. Cosa ho scritto? Dovrei aver scritto giusto. Merci Strasburgo, perfetto. Compriamo un deposito per i camion, tac, e da qua ci compriamo un camion adatto a trasportare le merci, che questo trasporta praticamente tutto, questo Peterbilt qua trasporta 19 unità ed è quello più grande e conveniente, quindi ne compriamo per ora uno e poi vediamo di incrementare tutto.
Quindi assegna linea a Merci Strasburgo. Perfetto. Come vedete adesso è anche scomparso il simbolo d'avviso, perché appunto abbiamo completato tutte le linee e abbiamo anche iniziato a trasportare, anche se per ora non c'è ancora niente, abbiamo iniziato a trasportare anche le merci in città. Poi mano a mano andremo ad ampliare tutto il discorso. Intanto il nostro trenino qua non c'ha ancora ferro. Ottimo. Vabbè, non ce l'ha ancora perché il ferro lo va a caricare adesso qua. Infatti vedete che già ce n'è un po' di ferro. Allora, teniamo d'occhio il nostro trenino. A parte che questo dovrebbe essere quello che se ne va a 188 km orari. Vediamo un attimo che velocità raggiunge. Intanto teniamo sott'occhio il nostro trenino. Andiamo a vedere quello del carbone. Andiamo a vedere quello del carbone, che è questo. Chissà se ha appena scaricato. Dettagli. Ha appena scaricato il carbone. Perfetto. Quindi adesso lui se ne va a caricare carbone. Quindi qui dovremo iniziare a produrre acciaio di qui a poco. Ah, per completare il tutto bisogna fare un'altra linea che da qui trasporti l'acciaio praticamente qua, lo scarica nella ditta. Quindi altro deposito dei camion merci. Stavolta basta un deposito piccolo perché tanto trasporteremo solo l'acciaio da qui a lì. Sono stato chiarissimo, no? Quindi nuova linea di nuovo che va da qua a qua. E questa come la chiamiamo? La chiamiamo semplicemente acciaio. Tanto vi stavo guardando in giro, per ora chiamiamo l'acciaio che va bene così. Ok, non ho fatto caso a che velocità andava il nostro treno. Questo qua che trasporta ferro. E questo che devo tenere d'occhio, che velocità raggiunge. Comunque mi sa che alla fine non è che raggiungerà folli velocità per un problema tipo cavalleria. Deposito dei camion. Questo deposito stradale lo mettiamo qua e andiamo a comprarci un camion che trasporti acciaio. Sempre il nostro Peterbit lo trasporta, quindi siamo a posto. Assegna alla linea acciaio. Perfetto, quindi da qui ora dovrebbe partire tutto quanto il discorso. Dobbiamo solo aspettare che prenda il giro tutto quanto. Il nostro trenino qua, proviamo a dargli un'occhiatina. Ok, intanto siamo a 104 km orari e manca ancora un pezzettino all'arrivo. Eh sì, manca ancora un bel po' all'arrivo, quindi magari ce la facciamo a sfruttare un po' di velocità. 117, 120. Ed è anche carico, abbastanza carico adesso, quindi sì, dai, diciamo che ce la facciamo a sfruttare un po' la velocità del nostro trenino. Questo qua intanto che cosa sta facendo? Niente, perché non c'è ancora niente. Il nostro treno di carbone sta trasportando. Ottimo. 141, 142. Sì, dai. Un pochettino riusciamo a sfruttare la velocità del nostro treno. Ok ragazzi, allora facciamo un altro piccolo taglietto, dopodiché ci troviamo per i saluti. Era solo per vedere se effettivamente tutto funziona come deve. Ok ragazzi, allora ho fatto una cavolata prima. Praticamente, piuttosto che vendere le merci da questa fabbrica, che è quella giusta, magari voi ve ne siete anche accorti, vendevo merci da quest'altra fabbrica, che sono le due fabbriche di merci vicine.
Ovviamente da qui non posso vendere niente perché non sto producendo niente. E il problema è ricomparso, mi si è riaperta la casella che c'è un problemino alla fabbrica di merci, perché appunto avevo sbagliato a fare la linea. Quindi ho messo un altro deposito merci per camion qui, stavolta vicino alla fabbrica giusta, e come potete vedere ora le merci sono in consegna. Per ora stiamo consegnando merci solo a Strasburgo, al solito deposito di prima, ma più avanti, man mano che la produzione prende il giro, andremo a fare anche altre consegne in altre città. Nel frattempo siamo senza legno alla fabbrica di merci, come potete vedere qui siamo a zero, ma sta arrivando il nostro bel trenino carico di assi di legno, eccole qua. Perfetto, e ora le scarichiamo. Voilà, e andiamo a rifornire la nostra bella fabbrica. Infatti adesso qui su legno siamo a 59, ottimo, quindi stiamo producendo, stiamo andando avanti. Se andiamo a vedere le linee, sono praticamente quasi tutte in attivo, tranne quella di carbone che stiamo scendendo un pochettino. Vediamo un attimo i grafici, anche se la lavorazione è in salita, quindi vuol dire che stiamo trasportando sempre più merci, e l'altra è in negativo, petrolio lavorato, che serve appunto per produrre la plastica, che sarebbe sostanzialmente questa linea qua, che con questo bel trenino qua, se riesco a pescarlo, che mi sta costando un bel po' di soldi perché frutta poco. Adesso per esempio è vuoto, vediamo un attimo qua se la situazione sta riprendendo. La stazione giusta per il petrolio lavorato è questa, e deve caricare solo di 11 unità di petrolio, quindi ne deve caricare poco. 11 è in salita o no? Effettivamente è un guadagno un po' misero, effettivamente è un guadagno un po' misero, però vediamo che comunque i soldi vanno su, quindi anche se perdo qualcosina, pazienza, l'importante è che possiamo comunque guadagnare nel complessivo. Direi che non ci sono problemi, siamo passati a 13 di petrolio lavorato. Comunque qualcosa fa, e comunque petrolio mi serve per andare a produrre appunto la plastica, che è qui. La plastica va tranquillamente a ruba perché ci serve per le merci. Magari con l'incremento della plastica poi sfrutteremo meglio anche quella linea lì. Comunque ecco già 145, vedete che comunque i soldi non mancano. Se andiamo a vedere la miniera di ferro, allora qua c'è qual quadra che non cosa, perché qua avrò sbagliato l'altra volta forse, perché poi in realtà prendo tutto da qua. Ok, va bene, allora andiamo a vedere un attimo questa, la linea che trasporta carbone è questa qua, e di carbone da trasportare ce n'è poco a dire il vero. Infatti la linea carbone, che forse le vedo da qua, è un'altra in rosso. Trasportiamo poco carbone, abbiamo forse una scarsa produzione d'acciaio, ed ecco che perché si viaggia sempre vuoto. Questa è la nostra fabbrica d'acciaio. Tu che trasporti ferro, quanta roba c'hai? 23 su 54, non c'hai tanta roba neanche tu. Qui tu hai sia ferro, magazzinato di acciaio ne hai, e la produzione di merci che è scarsa. Dovremmo stimolare la produzione di merci. Infatti qui di merci ne abbiamo, zero immagazzinate, e qui non ne abbiamo quasi più. A Strasburgo come siamo messi? Copertura delle merci 16%, quindi in realtà la richiesta c'è.
per qualche motivo c'è poca produzione. Non vorrei che tutto dipendesse dal fatto che qui porto solo petrolio grezzo e non grano. Non vorrei che, non portando il grano, la produzione fosse molto bassa. La produzione è a 20. Quindi mi sa che farò, ragazzi, un lavorettino dietro le quinte. Provo a fare una piccola linea che da qui mi porta un pochettino di grano alla fabbrica e vediamo se tutto procede nel migliore dei modi. Nel frattempo io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, dove appunto andremo avanti col nostro sviluppo della mappa Europa e vediamo un attimo che cosa fare. Credo che andremo avanti, staremo dietro alla fabbrica di merci e faremo altre linee per consegnare in altre città. Poi vediamo, poi magari inizieremo anche a produrre degli attrezzi, vediamo un attimo che cosa possiamo fare, oppure ci possiamo anche dedicare ad avviare nuove attività in altre città, discostarci completamente da ciò che abbiamo già fatto, o magari possiamo anche iniziare a collegare qualche città a livello passeggero, perché no, potremmo provare a fare anche qualcosa del genere, che avevo visto che andava molto bene anche nella mappa italiana. Il discorso passeggeri andava veramente alla grande. Al prossimo video, ragazzi, ci vediamo alla prossima, se non parlo fino a domani. Ciao ciao.